È un gran momento questo per noi, è testimonia, diciamo, il gran lavoro fatto in tanti anni. Ci tengo a ricordare che nel 1982, quando il pianto è sorto, diciamo, la regione non era molto industrializzata e molto lavoro è stato fatto per coltivare e crescere la cultura che oggi ci consente di essere lo stabilimento che siamo e soprattutto di guardare a un futuro con fiducia. Il rapporto col territorio è sempre stato buono, ultimamente abbiamo enfatizzato ulteriormente la nostra attenzione verso il territorio e le autorità. Come si concilia una proprietà americana con partner coreani in una realtà italiana come Termoli? Diciamo che non ci spaventa sicuramente la realtà americana, a questa siamo avvezzi, perché è dal lontano 1982. La realtà coreana è ovviamente una novità, una grossa novità per noi, però c'è da dire che si è presentata in maniera molto brillante e ci ha consentito di fare degli investimenti e far crescere lo stabilimento così come non è stato possibile nei decenni passati. Il futuro in questo momento, lo futuro dello stabilimento, direi che è brillante. La società punta diciamo, sulla nostra conoscenza e capacità, tant'è che sono in previsione altri investimenti, nonostante il momento che non è dei più facili. Noi stiamo già lavorando a nuovi progetti, non dimentichiamo che se tutto questo oggi è possibile è grazie anche a tutti coloro che giorno dopo giorno con il loro lavoro ci hanno consentito di essere oggi quello che siamo. Si possono ipotizzare nuove assunzioni a breve termine? Con i nuovi progetti verranno anche le nuove assunzioni, certamente. Siamo abituati a ospitare chiaramente i nostri colleghi dall'organizzazione globale, quindi arrivano dagli Stati Uniti, arrivano anche da altre aree geografiche chiaramente. E è un momento importante, e è un momento importante che abbiamo voluto chiaramente condividere non solo con i lavoratori ma anche con chi chiaramente dal punto di vista delle istituzioni ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Sicuramente l'Italia si dimostra oggi essere competitiva dal punto di vista di quelli che possono essere i costi, le strategie, l'organizzazione, l'attenzione nei confronti della sicurezza, quindi la Germania resta una realtà importante per quella che è l'organizzazione globale, però sull'Italia oggi vediamo concretamente che ci sono delle prospettive future concrete. Sicuramente l'attenzione alla sicurezza, alla cultura alla sicurezza, in questo siamo cresciuti insieme con Momentiv e sicuramente anche prima di me, io sono in Momentiv dal 2012, i miei colleghi hanno una storia anche più importante rispetto a quella mia. Come state rispondendo alla crisi energetica? La crisi energetica è un problema che stiamo affrontando, abbiamo installato qualche anno fa un cogeneratore che ci aiuta chiaramente ad essere competitivi nei confronti appunto dell'efficienza dei nostri consumi. Chiaramente viviamo la sfida che si vive a livello internazionale, a livello europeo, a livello Italia. Cerchiamo di fronteggiarla con gli strumenti che abbiamo, con l'innovazione e con chiaramente quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità che ci prefiggiamo per il prossimo futuro.